No, diciamo che l'ho presa malissimo, perché almeno mi aspettavo di arrivare a fare il duello finale o addirittura il triello, come dico io, quindi scontrarmi con Caterina e Simone. Io penso che la finale me la sarei meritata anche io, perché per il percorso che ho fatto, per le idee che ho avuto e anche per l'ultima prova nel duello con Simone, penso di aver fatto dei grandissimi piatti. Diciamo, assolutamente ho legato più o meno con tutti in maniera uguale, con Stefano, con Simone, con Caterina, Maria, boh, diciamo con tutti, perché alla fine non ho mai avuto da ridire con nessuno, nemmeno con Italo, che ha creato un po' di problemi un po' con tutti. E avrei voluto vedere in finale ancora di più i ragazzi giovani, come ad esempio Stefano e Francesco, secondo me se lo meritavano assolutamente. Allora, diciamo che il piatto che mi è piaciuto di più cucinare è stato appunto quello di Anthony Genovese, che era un piatto di una difficoltà estrema, tantissimi ingredienti e avevamo solo 30 minuti, quindi riuscire a tirar fuori un piatto di quella difficoltà in così poco tempo è stato un ulteriore mettersi alla prova, e penso di esserci riuscito molto bene. Ah, questo non posso dire niente, perché alla fine io ho il mio pensiero, nel senso, dovevo esserci anch'io, poi se c'ero anch'io i giochi erano diversi, quindi la chiudiamo così, direi. Veramente non me lo aspettavo neanche che posso entrare nella cucina di Masterchef. Giustamente dopo, piano piano, avevo capito che posso fare molto di più di quello che facevo a casa. E giustamente, quando si arriva a questo punto, quando siamo rimasti solo noi tre, certo che io speravo, pensavo che potevo vincere, però il fatto che sono rimasta, che ho fatto il secondo posto, mi carica ancora più di grinta, mi carica ancora più di energia, e lo so che devo ancora studiare tanto, devo avere tanta pratica, quindi non mi abbatto. E il secondo posto veramente è un posto molto molto ma molto buono, secondo me entrambi, perché noi siamo posso dire quasi sullo stesso livello. Io sono più sulla tradizione giustamente ucraina, lui più sulla tradizione italiana, quindi se io potevo abbinare tutto bene, tutti e due paesi, potevo andare come è andato lui, quindi secondo me siamo sullo stesso livello. E nell'ultima prova penso che non sono stata freddolosa, sono stata emozionata, secondo me questo che non mi ha fatto vincere, secondo me mio fratello che mi ha fatto emozionare, e poi tutti i concorrenti che li avevo visti su. Comunque ero emozionata, sono legata di più con Simone o Aida, Alberto soprattutto, e poi con tutti i giovani, perché noi abbiamo passato tanti giorni insieme, stavamo sempre insieme, e mi mancheranno soprattutto i ragazzi giovani.